60 Seconds sotto le tende, perché ragazzi fa un caldo, il sole picchia che non saprei. Però l'atmosfera estiva, marinara in qualche misura, ci sta bene, anche se il mare è, ahimè, piuttosto lontano fisicamente. Perché parliamo di pallanuoto, disciplina che ha regalato gioie pressoché infinite allo sport italiano, dai tempi di Londra 48, Roma 60 in particolare, perché proprio oggi gli azzurri affidati al CT Campania hanno conquistato la finalissima dei mondiali di Budapest, superando la Grecia 11-10. Giocheranno per loro assalto al quinto titolo, incrociamo le dita, della storia dell'Italia nella pallanuoto, titolo iridato naturalmente, contro la Spagna o la Croazia, non lo sappiamo ancora, mentre registriamo stanno giocando. Ecco, proprio in questi giorni, vi ricorderete anche i video da Marrakech, ho avuto, grazie alla convention del nostro gruppo, la possibilità di passare dell'altro tempo con il più forte giocatore di pallanuoto ogni epoca, il Caimano, al secolo Eraldo Pizzo. Direte voi, vabbè, sì, ci fa piacere, ma... no, perché quando si ha l'opportunità di passare del tempo a fianco a chi ha fatto letteralmente la storia di un qualsiasi sport, quindi la storia dello sport, ne esce arricchito, perché quando senti parlare di Roma 60, del villaggio olimpico di allora, di Cassius Clay, non ancora Muhammad Ali, e i straordinari personaggi di allora, Berruti, eccetera, eccetera, ti rendi conto di perché lo sport andrebbe insegnato nelle scuole italiane, anche per ovviare a quei difetti, a quelle degenerazioni che ben conosciamo, perché lo sport è scuola di vita, al di là dei risultati. Quando entri in contatto con un grande personaggio ti insegna sempre qualcosa, grande personaggio in generale e in particolare un grande personaggio sportivo. Quindi, avendolo appena vissuto ancora una volta, mi faceva piacere condividerlo, pensando non soltanto a questo sport nello specifico che continua a far cose magnifiche per i colori azzurri, ma a un pezzo della nostra vita che purtroppo in Italia abbiamo, sapete, l'intelligenza, no? Sempre un po' tenuto nell'angolino. Invece lo sport è importante, almeno quanto le materie, virgolette, teoricamente serie.